Eccoci qui. Intanto grazie all'Istat per l'invito, l'invito al dialogo e all'ascolto di esperti, visto che la statistica, i dati sono la fotografia di quello che ci accade intorno. Mai come in questo momento siamo abituati ad avere a che fare con i numeri e a farci aiutare nell'interpretazione dei numeri e dei dati. Faccio una piccola premessa. Prima volta su Zoom. Dunque mi sono domandata quale sarebbe stato l'impatto, perché è sempre bello poter creare quel momento di empatia, ma dal momento che stiamo entrando tutti nelle vostre case e non possiamo vedere chi ci sta ascoltando, e forse in qualche modo questo tipo di impatto che deriva dal Covid-19 lo stiamo già in qualche modo superando. Proposte, ragionamenti, provocazioni, quindi gli impatti demografici e sociali della pandemia del terzo millennio. Benvenuto a Bruno Arpino dell'Università di Firenze, ad Alessandra De Rose della Sapienza e ad Alessandro Rosina della Cattolica, aspettando Valentina Cardinali della Regione Lazio che arriverà. Sul tavolo mettiamo i temi più importanti in questo momento: la disparità di genere, il lavoro, i giovani e anche quelli che sono state diciamo così, i problemi che abbiamo dovuto affrontare in lockdown e probabilmente post lockdown. Uno è anche la depressione. Allora partiamo dalla ricerca di Arpino. Sì, grazie innanzitutto per l'organizzazione di questo evento e per avermi invitato e darmi la possibilità di parlare della ricerca che abbiamo condotto durante il lockdown. Si tratta di una indagine online che abbiamo condotto verso metà aprile, quindi in pieno lockdown, in Italia, Spagna e Francia, tre dei paesi più colpiti dal Covid e tre dei paesi che hanno implementato le misure più restrittive in termini di lockdown. Abbiamo messo in campo questa indagine perché era chiaro fin dall'inizio che la pandemia non aveva solo effetti diretti sulla salute dovuti all'infezione e alle morti per Covid, ma stava producendo anche dei forti effetti indiretti sull'economia, ma noi ci siamo concentrati sugli effetti sulla salute mentale, quindi sulla depressione, sul senso di tristezza e solitudine. E i nostri dati confermano questa aspettativa. Più del 50% degli intervistati ci hanno dichiarato che si sono sentiti più tristi, più depressi o più soli durante la pandemia. Abbiamo anche analizzato l'eterogeneità di questa sensazione perché sappiamo che gli effetti diretti e indiretti del Covid non sono stati uguali per tutti. Quindi abbiamo visto le differenze per genere, per età, per il livello socio-economico e per esempio un fattore che ci ha un po' sorpresi è che in effetti l'effetto sulla salute mentale non è stato più forte per i più anziani, come si poteva immaginare magari perché diciamo, il Covid colpisce direttamente più gli anziani. Invece gli effetti sulla salute mentale sono stati più gravi nelle fasce intermedie, da 25 a 50 anni. E in parte questo si spiega con la perdita del lavoro, con la riduzione del reddito, con relazioni più complicate. Ecco, In effetti, infatti negli Stati Uniti qualcuno ha definito questo tipo di sensazione la pandemia nella pandemia, una ricerca americana. Il Censis, tra l'altro, pubblica uno studio dicendo che un italiano su quattro soffre di depressione adesso, post-lockdown. Sono soprattutto giovani, sono soprattutto donne. Perché, secondo lei, nel mentre di una pandemia, quando siamo chiusi dentro casa, emerge soltanto quello che è l'aspetto anziano che si ammala più facilmente giovane rispetto poi alla solitudine che provavamo tutti quanti? sì, il dibattito è stato, il discorso politico e dei media è stato molto concentrato sugli anziani Non dia come. la colpa ai media, ai media. In generale, il discorso è stato molto concentrato sugli anziani, ripeto, anche perché la pandemia colpiva direttamente più gli anziani. Soprattutto nelle prime fasi ci si è un po' dimenticati dei giovani e delle altre fasce colpite dal Covid, perché le conseguenze erano più, come dicevo prima, indirette. E questo, insomma, è stato confermato dalla nostra ricerca, ma anche da altre ricerche. Sul piano economico, le conseguenze negative sono chiare. Però la nostra ricerca si è concentrata, più che altro sulle relazioni,
intergenerazionali, cioè tra membri di diverse generazioni della stessa famiglia, nonni, nipoti, genitori, figli, o più in generale i contatti in presenza e a distanza tra persone. E un'altra conseguenza ovvia del lockdown è stata la riduzione nella possibilità di interazioni in presenza con le altre persone. E siccome la letteratura medica e sociale ha ampiamente dimostrato i benefici delle relazioni umane, interpersonali, sospettavamo che questa riduzione nei contatti fisici potesse aver avuto un impatto importante sulla salute mentale. E in effetti questo viene confermato da una ricerca che pubblicheremo a breve. Un'anticipazione si può avere? Il risultato fondamentale è che confermiamo che la stragrande maggioranza degli italiani, degli spagnoli e dei francesi ha effettivamente ridotto i contatti in presenza con soggetti non conviventi. Quindi questa è una riflessione del fatto che sono state rispettate in generale le regole del lockdown. Questo ha avuto un impatto negativo sulla salute mentale, però dall'altro canto c'è stata anche una reazione e i contatti non fisici a distanza attraverso cellulari, attraverso videochiamate, i social media sono aumentati e abbiamo notato che chi è riuscito ad aumentare o almeno a mantenere inalterati i contatti non presenziali ha sofferto relativamente meno in termini di depressione e senso di solitudine. E quando si parla di giovani, devo andare da Rosina, perché pare che i giovani italiani abbiano un po' smesso di sognare, diciamo così. Scusate, vi interrompo un attimo, ma alcune colleghe mi dicono che non si sente dall'esterno. Che non si sente, però è un problema di regia, quindi probabilmente. Sì, è un problema di regia. Che facciamo? Noi andiamo avanti e semmai poi la mettete come regista. Noi intanto ce la raccontiamo. Ce la raccontiamo tra di noi. Una chiacchierata. Condividiamo un po' di riflessioni. Beh, Rosina, intanto ho letto, prego. Non so se ci stanno sentendo in questo momento, ho letto sull'inchiesta proprio oggi, l'uscita di questo libro Basta chiacchiere, un nuovo mondo del lavoro. Franco Angelo è presente in questo libro parlando appunto di giovani. A me colpisce la sua ricerca quando si parla di giovani che hanno smesso di sognare, che non possono permettersi di sognare in questo momento. Sì, c'è una parte di giovani che sono soprattutto i NEET che da molto tempo si trovano in quella condizione. I NEET sono i giovani che non studiano e non lavorano. Noi abbiamo il record in Europa di giovani in questa condizione. Abbiamo questo paradosso di avere meno giovani come conseguenza della denatalità, con più giovani che se ne vanno all'estero, quindi che capitale umano che perdiamo verso gli altri paesi, e quelli che rimangono con più alta probabilità rischiano appunto di trovarsi ai margini e non riusciamo a valorizzarli adeguatamente. Questi giovani, cioè l'indicatore dei NEET è l'indicatore che l'Unione Europea ha scelto di adottare al di là degli usuali indicatori sul mercato del lavoro, perché dia un'informazione di quanto un paese spreca la sua risorsa giovani. E noi da quando nel 2010, quindi in piena recessione precedente, abbiamo avuto la possibilità di fare dei confronti su questo indicatore a livello europeo, siamo il paese appunto messo peggio. La condizione è peggiorata con la recessione precedente, il divario rispetto alla media europea e agli altri paesi non ha mai ottenuto nemmeno dopo la recessione precedente una convergenza, quindi il livello è rimasto elevato, e adesso abbiamo l'impatto della crisi sanitaria che si somma, tenendo presente che comunque non è più solo una questione di giovani in senso stretto. Ricordiamo che nelle statistiche internazionali i giovani sono le persone tra i 15 e i 24 anni. Infatti, fino a che età siamo giovani. Noi abbiamo anche una fascia di giovani adulti, ormai over 30, che hanno già subito la recessione precedente. Cioè sono usciti dalla formazione, sono entrati nel mercato del lavoro con la recessione precedente. Poi con un paese che non è riuscito, dopo la recessione precedente, a rimettere in campo le nuove generazioni e farle diventare soggetti attivi di un paese in grado di rimettersi in corsa. E
ci troviamo con quella generazione lì che adesso a 30 anni si trova con l'impatto di questa crisi. Però quello apro una parentesi, sono giovani che prima pensavano durante la crisi economica senza Covid, bene, prendo e vado a Milano, oppure prendo e vado a Londra. Nemmeno questa exit strategy ormai è più possibile. Comunque anche la, come dire, questi over 30 potevo contare su due cose. In Italia, che due scelte sostanzialmente non scelte. La prima era quella di andarsene all'estero e cercare opportunità altrove, e il Covid gliel'ha precluso di fatto. La seconda era quella di farsi aiutare dai genitori, ma finché avevano 20 anni, cioè adesso che hanno superato i 30 anni, pensare di utilizzare, come dire, il forte sostegno della famiglia d'origine, cioè la famiglia come ammortizzatore sociale, come sappiamo è sempre stato, si è accentuato poi in Italia come appunto un possibile aiuto che su cui i giovani possono contare, contano più degli altri paesi, anche questo viene a mancare, perché dopo i 30 anni fai fatica a continuare a percepirti come figlio che può rinviare le scelte, perché tutto sommato può ancora vivere con i genitori e aspettare che qualcosa succeda. Bene, quell'aspettare che qualcosa succeda li ha fatti invecchiare, superare i 30 anni, e in più li ha messi davanti allo scenario della crisi. Ecco, sono questi giovani che rischiano di smettere di sognare, e questo smettere di sognare è combinato, noi l'abbiamo misurato poi con appunto le ricerche che facciamo con l'Osservatorio Giovani, andiamo a misurare anche le competenze tecniche, ma non solo, le competenze sociali, life skills eccetera, e abbiamo visto che quello che differenzia di più i NEET rispetto ai giovani invece che riescono in qualche modo a costruirsi un proprio percorso, sia lavorativo ma anche di scelte di vita, perché poi l'ambizione di un giovane non è solo trovare un lavoro, è trovare un proprio posto nel mondo, certo. Ed è questo che gli viene di fatto poi precluso in un contesto che non lo aiuta, lo supporta. Le due condizioni che sono maggiormente legate non solo all'essere NEET, ma a rischiare di cronicizzare quella condizione, è smettere di pensare, cioè è vedere deteriorarsi sia il desiderio di imparare e sia il senso di avere un sogno da realizzare. Quando mancano queste due cose, i giovani si spengono, e quando si spengono escono dal radar delle politiche locali, sociali, attive del lavoro, e nessuno sa più dove sono e come poi aiutarli a rimettersi in campo. Delle soluzioni. Allora ho una provocazione a riguardo. Al di là degli si chiamano ikikomori, cioè esatto. Stare in disparte in giapponese, e quindi è un altro caso ancora. Onor del vero, ho trovato anche gli IT, se si dice così, EET, nel 2018 erano 175.000, e a me hanno colpito molto questi giovani, perché sono quelli che si svegliano molto presto la mattina, che studiano, che hanno piccoli lavori, che non si lasciano abbattere, che sono i primi a credere in loro stessi. Allora io mi domando, in mezzo a un mondo di ragazzi che non hanno abbastanza fiducia o che non trovano lavoro anche se ci provano, dove sbagliamo tutti, politica compresa, nel non stare vicino a chi invece ci crede veramente e ce la fa? Cioè, dove sbagliamo? Quale potrebbe essere la soluzione per trasformare tutti in IT? Ecco, no, intanto aggiungo un elemento, perché noi abbiamo proprio anche misurato il grado di felicità dei giovani in funzione anche delle varie condizioni in cui si trovano, no? Se studiano, se lavorano, se non studiano, non lavorano, sono in IT, o se sia studiano che lavorano, che magari fanno volontariato, che magari fanno anche altre attività, eccetera. Bene, il livello più alto di felicità è proprio quello dei giovani che fanno più cose sostanzialmente, cioè che combinano lavorare, studiare, far volontariato, fare attività di qualsiasi tipo, eccetera. Perché quella è la condizione che consente ai giovani di mettersi alla prova con se stessi e di conoscere se stessi prima di tutto, di trovare fiducia in se stessi e nella propria capacità di fare. Perché quello che dà il successo delle politiche è mettere i giovani nelle condizioni di entrare in un circuito virtuoso di imparare e fare. Perché proviamo a pensare, i NEET sono proprio quelli che non studiano e non lavorano, quindi non stanno né imparando e né facendo, non stanno nemmeno né potenziando la loro capacità di capire la realtà in cui vivono. Però non sono i chiusi, questo per fare... Non sono i chiusi, cioè c'è una componente anche chiusi, ma non è maggiore rispetto agli altri paesi. È chiaro che c'è una forte eterogeneità all'interno delle nuove generazioni, e anzi stanno anche crescendo le polarizzazioni interne alle nuove generazioni, perché ovviamente i giovani che possono essere maggiormente supportati
influenzati dal contesto attorno, magari vivono in un contesto territoriale che offre più opportunità di lavoro, hanno genitori che li supportano maggiormente, magari senza essere protettivi, ma che comunque gli danno stimoli continui per studiare, per aiutarli a svolgere attività e così via. Questi sono i giovani che effettivamente maggiormente hanno possibilità di inserirsi in questo percorso virtuoso e all'interno di questo percorso virtuoso trovare la propria strada, trovare fiducia in se stesso, camminare con le proprie gambe e quindi poi arrivare, nonostante le difficoltà, a realizzare qualsiasi obiettivo. Sono i giovani invece che vivono in un contesto sociale più deprivato, con meno risorse socioculturali della famiglia d'origine, in un contesto magari di periferia o territoriale che offre meno opportunità economiche, che sono schiacciati in un eterno presente in cui perdono fiducia in se stessi, si accontentano di fare qualche lavoretto, ma non riescono poi a costruire qualcosa di solido. E quello che va a deteriorarsi non è solo la felicità, però è anche il senso di appartenenza sociale, cioè covano frustrazione, sfiducia nei confronti delle istituzioni, sfiducia nei confronti del futuro, e poi il rischio è anche che questo protagonismo che i giovani dovrebbero poter esprimere positivamente vada ad esprimersi in modo negativo, e i giovani alla fine fanno i giovani, la loro energia e la loro intelligenza da qualche parte devono trovare possibilità di sfogo, di possibilità di emergere e di dare una scossa alla realtà in cui vivono, per appunto non diventare giovani depressi e chiusi. Infatti, fra poco vado anche dalla dottoressa De Rose, però so che c'è un treno da prendere per Arpino. Siccome stiamo parlando di depressione, del PIL della felicità, cioè la felicità è data anche per moltissimi il potersi mettere alla prova in discussione, fare tante cose durante il giorno, fare il volontariato, che probabilmente in questo momento è un po' messo a dura prova, ma non tanto adesso, più andiamo avanti con la paura di una seconda ondata, Arpino. Allora mi domando se veramente basterà la tecnologia per farci sentire non depressi, diciamo così, di fronte alla distanza sociale. No, sicuramente la tecnologia, i contatti a distanza, lo stiamo sperimentando sulla nostra pelle, non sostituiscono completamente e in maniera uguale in termini di emozioni, di scambi emotivi, i contatti in presenza. Lo possiamo anche applicare all'insegnamento. Ora abbiamo iniziato di nuovo i corsi questa settimana, e insegnare a distanza online attraverso un computer non è senz'altro come insegnare in presenza. Però c'è da dire anche che in situazioni soprattutto emergenziali, quando i contatti fisici non sono possibili, i contatti a distanza possono offrire un sollievo, ed è questo di cui parlavo prima. In realtà noi abbiamo visto che chi ha mantenuto contatti sociali a distanza, per esempio attraverso una videochiamata... Ma c'è qualcuno che non l'ha fatto? Cioè... Chi più chi meno, però non tutti, e questo è un altro tema, non tutti, soprattutto tra le fasce più anziane, hanno a disposizione un computer, un tablet, la possibilità di utilizzare queste nuove tecnologie, e questo ci parla anche del digital divide su cui bisognerebbe riflettere. Però insomma, come dicevo, la tecnologia non è né da demonizzare né da esaltare troppo, è uno strumento che può essere utile sempre, e durante un contesto emergenziale come il lockdown si è rivelata molto utile. Una salvezza, lei dice. E qui mettiamo sul tavolo un altro tema, perché parliamo di giovani, di quelle che sono le ripercussioni, che probabilmente non sono finite ancora mentalmente, siamo più ansiosi, e in tutto arriviamo al tema del lavoro, della gestione del tempo, De Rose, anche perché ci sono state un po' di differenze tra maschi e femmine, non dico uomini e donne, maschi e femmine. Sì, grazie Francesca. In effetti stare a casa ha significato non solo un aumento di contatti, e questo diciamo sicuramente è l'aspetto positivo, no? Perché il fatto che genitori finalmente sono stati più vicini ai propri figli, ai nonni, quando era possibile, insomma c'è stato sicuramente un aumento della prossimità fra le generazioni, però questo ha significato anche un aumento di peso nella cura della famiglia e della casa, perché naturalmente più tempo a casa, più pasti da preparare, più
luoghi che si sporcano, più necessità di pulizia, di cure. E tutto questo chi l'ha fatto? E, come al solito, ci siamo trovati di nuovo a documentare con diverse indagini. Noi ne abbiamo fatta una in Sapienza con alcune colleghe, ma ci sono state anche altre iniziative, per esempio a Torino, insomma, varie indagini di vario tipo. E beh, ci siamo trovati di nuovo a documentare la grande disparità tra i generi. Per cui le cure della casa delle persone bisognose di cure e di attenzione sono comunque state soprattutto a carico delle donne. E quello che è interessante però, diciamo, in questo quadro che in fondo conferma e aggrava, se vuole, una tendenza che è in atto nel nostro paese da molti anni, però accanto a questo noi abbiamo anche osservato per i papà, diciamo, una certa modifica dei comportamenti. Perché per i padri è aumentato il tempo dedicato alla cura dei figli. E questo anche, diciamo, conferma delle tendenze in atto, però noi abbiamo osservato diciamo, una cosa che non ci aspettavamo, e che anche intervistando le persone dopo il lockdown, quindi alla fine del periodo, diciamo, di maggiore concentrazione, appunto della copresenza, anche dopo questo periodo i padri hanno continuato ad occuparsi dei figli con un'intensità maggiore di quanto non facessero prima. E questo naturalmente ci ha piacevolmente sorpreso, no? Perché vuol dire che comunque, diciamo, c'è un piccolo desiderio, che forse anzi non è neanche troppo piccolo, da parte degli uomini di essere sempre più protagonisti nella cura dei figli. E questo, chissà, adesso non so se poi ne vogliamo parlare, potrebbe magari anche avere poi una ricaduta positiva sui comportamenti e sulle scelte riproduttive future. A volte non è sempre una scelta potersi occupare dei figli in base anche a chi lavora, se lavorano tutti e due, ma la domanda delle domande in questo momento per chi svolge un'attività di indagine ha senso fare figli con lo smart working, con il fatto che non ci siano a disposizione tutti gli strumenti per poterli fare? Sì, no, lei ha perfettamente ragione. Diciamo, noi ci siamo interrogati, alcuni demografi si stanno interrogando, anche l'Istat ha fatto delle riflessioni sull'effetto possibile di questa pandemia Io le sul... cito l'Istat perché Esatto, il Foglio nel 2018 sì. pubblica: l'Istat spiega perché gli italiani non fanno più figli. La risposta fu: non c'è alcun cambiamento culturale, il problema è che si entra troppo tardi nel mondo del lavoro. Allora qui tutto sembra un po' essere collegato perché non solo entriamo tardi, ma adesso dobbiamo fare i conti con l'essere più collaboratore che dipendente, cambiare e stravolgere ogni tipo di abitudine, tranne una, il fatto che la donna, generalizzo, ma voi avete in mano dei dati, rimane a casa e si occupa della Esattamente. casa e l'uomo va e ritorna a lavorare. Come gestire tutto questo? Sì, diciamo la situazione è un po' più complicata perché in realtà la donna, per fortuna, non resta più a casa e ormai quasi il 50% delle donne ha un'attività nel mondo del lavoro, però appunto Sì, ma situazione... io parlo di pandemia, parlo di Certo, ritorno al infatti nella lavoro. pandemia ce lo diceva proprio oggi la Sabatini con i dati pubblicati adesso i dati dell'indagine forza lavoro dell'ultimo trimestre, e questo tasso di occupazione sta scendendo di nuovo, soprattutto per le donne. E questo naturalmente è un grande problema, perché è vero che il principale motivo per cui si entra tardi nella vita riproduttiva e si hanno pochi figli e non si riesce ad avere neanche il primo figlio, è la difficoltà dei giovani, però è anche vero che persistono delle difficoltà forti per la donna e l'iniquità di genere che continuano ad avere un impatto molto forte. Perché se è dimostrato che nei paesi in cui l'attività femminile, diciamo la presenza della donna nel mondo del lavoro è più elevata, la fecondità è anche più elevata. Ma perché? Perché succede che in questi paesi c'è anche un'attenzione forte a tutti i servizi, a tutte quelle misure di conciliazione fra lavoro e famiglia che nel nostro paese ancora si stenta a, diciamo, a mettere in piedi.
Chiedo anche a Rosina, lo faccio intervenire su questo tema. Mi ha colpito giugno 2020 un post su Twitter di Annalisa Cuzzocrea, Repubblica, che dice: in prima media i nostri figli imparano che il calo demografico in Europa è colpa dei diritti concessi alle donne. Questo perché è pubblicata la foto di un libro che spiega veramente questo. Potete andare a trovarla, a cercarla su Twitter. E allora mi domando, emergono tantissime rinunce nella sua ricerca, quando ha parlato con i giovani, vorrei sapere la domanda, che fa, la rinuncia più grande che viene fuori, al di là di mettere la vita in stand-by, e poi quando si parla di questo obiettivamente, di demografia e di donne, se c'è stata una risposta particolare di fronte al problema Covid-19 e incertezza. Sì, no, allora precisiamo questa cosa. Se fosse vero così, l'Italia sarebbe comunque il paese con più alta fecondità tra i paesi occidentali più sviluppati, perché i diritti per le donne di pari opportunità di impiego all'interno del mondo del lavoro sono partiti soprattutto nei paesi scandinavi, Sì, no, ma per che spiegare, quindi hanno. fotografia di un libro del No, figlio in cui infatti, si spiegava questo. È difficile poi, è per insomma, dire. insegnare, è una cosa strana da insegnare. No, perché no, questo è il problema del nostro paese, cioè quello di pensare di produrre una lettura della realtà in un mondo che sta cambiando rapidamente, che è più complesso e che richiede anche non solo strumenti di policy nuovo, ma anche capacità nuova di leggere quello che sta succedendo e interpretarla con gli schemi del passato. Cioè, se noi pensiamo alle misure di fecondità o alle scelte riproduttive delle famiglie, avendo in mente il modello culturale di famiglia degli anni 50 e 60, allora potremmo effettivamente pensare che le cose stiano così. Se invece pensiamo a un mondo che è cambiato, alle sfide che sia le nuove generazioni, che le coppie, che le donne vivono nel mondo in cui siamo pienamente inseriti oggi, quello che serve è quello che si è fatto nei paesi che stanno più attenti a dare delle risposte che vanno incontro alle scelte desiderate dalle persone che producono poi valore sociale ed economico. Però E la la Commissione scelta. europea nel giugno 2020 pubblica la relazione sulla demografia e dice insomma, che l'Europa non è messa bene, talmente tanto male che la quota della popolazione europea nel 2070 sarà rappresentata poco meno del 4%, cioè cala sempre di più in tutta Europa, quindi non è un problema Certo. tutto italiano, No, non solo. no, No. cioè, ci sono molte differenze all'interno dell'Europa. C'è la Francia che ha livelli di fecondità vicini al livello di sostituzione generazionale, quindi vicino ai 2 figli per donna, che è l'obiettivo che un po' avrebbero tutti i paesi, perché con quel livello. Anche poco sotto, non è necessario avere esattamente 2 figli per donna sopra, anche poco sotto, e ti eviti quegli squilibri demografici che fanno sì che ti trovi con una popolazione sempre più anziana e da un'altra parte di avere sempre meno giovani e quindi anche sempre maggiori costi dell'invecchiamento della popolazione, spese sanitarie, spese previdenziali e meno persone che invece possono finanziare il sistema di welfare che poi fa crescere i paesi e consente di sostenere quei costi, perché se hai sempre meno giovani e tra l'altro li fai andare sempre più negli altri paesi o li tieni da parte, non produci né crescita economica e né rendi sostenibile il sistema di welfare, tanto più davanti a squilibri come i nostri. Che combinano alto debito pubblico e squilibri demografici tra i più accentuati. Quindi c'è la Francia che ha una fecondità vicina ai 2 figli per donna, i paesi scandinavi che non sono lontani, e dall'altra parte c'è l'Italia invece che ha una fecondità pari a 1,29, quindi bassissima. E poi però se noi guardiamo i desideri, cioè quali sono i progetti di vita che hanno le nuove generazioni, che noi misuriamo con l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, ma lo fa anche l'Istat, eccetera, vediamo che non c'è differenza fra i giovani italiani, i ventenni italiani e i ventenni francesi o tedeschi rispetto a quello che vorrebbero realizzare nella propria vita dal punto Però di gli vista. italiani rinunciano di più. E poi si trovano a posticipare continuamente perché si trovano con difficoltà oggettive maggiori rispetto ai giovani degli altri paesi, e a un certo punto questa posticipazione diventa progressivamente rinuncia. E quindi chi desiderava 20 anni di avere 3 figli poi se ne trova ad averne 2, chi ne desiderava 2 si ritrova ad averne 1, chi ne desiderava meno 1 si ritrova a accontentarsi di non averne nessuno, mentre negli altri paesi dove sei incoraggiato a realizzare in pieno i tuoi progetti di vita e trovi addirittura poi ulteriore conferma che quelle scelte sono scelte positive, anziché togliere, aggiungi.
Ecco, cioè, questo le vostre dovremmo ricerche, fare sì. con le nuove generazioni, dovremmo mettere nelle condizioni di aggiungere rispetto ai loro progetti di vita e quelle che erano le loro aspettative. Quello che succedeva, tra l'altro, nell'Italia nel secondo dopoguerra, cioè i giovani, il baby boom, il miracolo economico è stato costruito a partire da aspettative basse, ma dalla possibilità di mettere in campo anche un progetto paese e strumenti di welfare che investivano sulla formazione. Diciamo che dovremmo parlare di geopolitica, però se torniamo indietro nel tempo, di quello che ci circonda, no, di che non tipo... dobbiamo fare quello che si faceva allora, dico l'approccio deve essere quello, cioè mettere le nuove generazioni nelle condizioni di realizzare appieno i loro progetti di vita e di poter anzi aggiungere ulteriormente rispetto a quelle che sono le loro ambizioni. Ecco, se noi anziché forzare i giovani ad allinearsi a un paese che li costringe a rivedere al ribasso le proprie aspettative, le proprie potenzialità, facessimo il contrario, cioè allineassimo il paese al meglio di quello che le nuove generazioni vogliono essere e realizzare, avremo assolutamente un paese che torna a crescere da ogni punto di vista. Quello che emerge dalle vostre ricerche è che non è un paese per giovani, Covid o non Covid, non è un paese per donne, Covid o non Covid, e non è un paese neanche per anziani, Arpino. Sì, allora dipende, sotto alcuni punti di vista è un paese per anziani quando si guarda gli investimenti economici in termini di pensioni, non è un paese per anziani quando si guarda ad altri aspetti, come per esempio il fatto che si vede l'anziano solo come il nonno che deve prendersi cura dei nipoti. Cosa che non ha potuto fare, probabilmente neanche in questo periodo, per qualche paura individuale. Sì, soprattutto all'inizio della pandemia c'è stata una sovraenfasi sul rischio di contatti tra generazioni diverse, tra nonni e nipoti, che poi si è rivelato in parte eccessivo. Si pensava, per esempio, all'inizio che i bambini fossero dei super spreader del Covid, come per altre infezioni, ma questo poi si è rivelato falso. Sì, a parte il periodo Covid, però in Italia, diciamo, il ruolo degli anziani viene spesso visto come finanziatore delle generazioni più giovani o come supporto in termini di cura. Bisogna pensare agli anziani anche come dei soggetti che sempre di più sono in buona salute, hanno dei desideri di volontariato, di fare delle attività, quindi si devono anche mettere in condizioni gli anziani. C'è una linea sottile però, cercare di rendere un paese alla portata dei più giovani, cercando di andare incontro anche agli anziani, perché insomma l'Europa sta pensando anche a una strategia comune per quanto riguarda gli ospedali e non soltanto, visto che andiamo incontro comunque a un'età che si allunga, quindi però è difficile conciliare tutte e due le cose, senza essere poi nessuno delle due. No, non è difficile. No, non è difficile, secondo lei, Rosina? Lascio all'esperto Arpino. No, immagino che, diciamo, quello che diceva Alessandro prima sugli investimenti per i giovani, in realtà potrebbero indirettamente favorire anche gli anziani di liberarsi del ruolo di cura che e anche le fa soprattutto sulle nonne. Quindi, diciamo, quegli investimenti che favorirebbero le mamme, per esempio gli asili, favorirebbero anche le nonne, che potrebbero avere più tempo a disposizione per realizzare altri tipi di interesse. Così come, se posso intervenire, gli Certo. investimenti sugli anziani, non so, diciamo, sulla cura per gli anziani, libererebbero molte donne dal doversi occupare anche dei genitori anziani, sempre più anziani. E questo potrebbe essere una ricaduta favorevole poi sulla Questo è un tema. sui progetti Il problema è il Covid oggi, e dunque notizia su quotidiani nazionali di oggi è che si stanno svuotando le RSA, che da una parte è, come dire, sempre bello pensare a una persona che può tornare a casa propria, ma manca poi l'assistenza domiciliare. Come si fa? la fa? Si scarica sulle famiglie, Sulle sulle donne, donne. Sulle donne. se non ci sono servizi adeguati che riguardano anche. Cioè, tutto si tiene, cioè, dobbiamo avere una visione sistemica, non possiamo pensare a compartimenti stagni, cioè ci sono gli anziani, ci sono le donne, ci sono i giovani, c'è il nord, c'è il sud, ci sono gli stranieri, ci sono gli italiani, è tutto parte di un sistema paese che deve girare nel modo giusto, in maniera da valorizzare chiunque in tutte le fasi della vita. Perché appunto viviamo in un mondo in cui fortunatamente possiamo vivere più a lungo e se ciascuno, possiamo quindi avere un terreno fertile che si allunga sempre di più e quindi può produrre buoni frutti anche in età
più avanzata, ma teniamo presente che i primi, quindi a prepararsi a produrre frutti in età più avanzata e più matura rispetto alle generazioni precedenti, sono le nuove generazioni. Cioè un invecchiamento di successo non lo si crea dicendo: beh, adesso i 65 anni, sai che c'è, decidiamo che improvvisamente dovete lavorare fino ai 70 anni, perché dobbiamo ridurre il costo per le casse pubbliche. Questa è A questo appello la Francia la versione ha, sbagliata. insomma, si è presa le piazze per settimane. Perché l'approccio giusto è il contrario, cioè non pensare alle politiche che in qualche modo forzano i comportamenti degli individui in funzione del risparmio delle casse dello Stato, ma alle politiche che investono sull'opportunità e sulle scelte delle persone che poi possono produrre ricchezza e benessere attraverso queste loro scelte. Quindi pensiamo che se noi, no, non obbligando quindi gli anziani a rimanere al lavoro il più possibile, ma mettendo nelle condizioni attraverso politiche di age management, di invecchiamento attivo, di ergonomia all'interno del posto del lavoro, di flessibilità di orario, di poter quindi continua di valorizzazione delle competenze che hanno, delle esperienze che possono portare, di interscambio di competenze fra nuove generazioni e generazioni più mature, di poter portare il loro valore aggiunto all'interno dell'economia, all'interno delle aziende, all'interno delle organizzazioni. E se lo Stiamo tenendo faranno, conto del Covid-19, vero? In tutto cioè, questo noi discorso? dobbiamo farlo con questa premessa, perché ormai la premessa è questa. Però dobbiamo anche fare in modo che il Covid-19 non sia l'ennesimo alibi del paese per non fare le cose che dovrebbe fare per mettere le persone al centro e le loro scelte al centro. Quindi, a partire dalle necessità di garantire, tra l'altro, il fatto di far diventare la salute pubblica un bene collettivo è un punto importante che dobbiamo acquisire e non dobbiamo quindi schierarci in difesa rispetto a questo. Ma a partire da questo bene comune non possiamo rinunciare a mandare i bambini a scuola. A partire da Certo. questo bene comune non possiamo forzare le donne a tornare indietro rispetto alle possibilità di conciliazione con strumenti adeguati. Comunque una cosa A buona partire da la questo. possiamo dire, il fatto che abbiano scelto l'Italia per un convegno europeo, come è stato annunciato 2 giorni fa, è una cosa Allora, buona. noi dobbiamo anche dire quali sono i segnali positivi. I segnali Certo. positivi sono uno, dal punto di vista anche di quello che riguarda le nuove generazioni e le politiche di conciliazione della fecondità, c'è finalmente una proposta che è il Family Act, che è l'assegno unico universale, che va nella direzione giusta e che finalmente, se venisse realizzato, e qui tutto sta adesso a vedere come è realizzato e implementato, porterebbe le politiche dell'Italia a livello delle migliori esperienze europee. Non solo, l'altro aspetto positivo è che l'assegno unico universale, che è il primo asse di questo dispositivo e sistema più ampio di politiche familiari, ha ricevuto l'unanimità all'interno della Camera, che vuol dire che ci sono delle scelte per il paese che finalmente riusciamo a sottrarre al dibattito pubblico, al confronto tra partiti e riusciamo a farle diventare, forse anche grazie all'emergenza che ha prodotto il Covid, alla necessità quindi di ripartire anche tutti assieme, farle diventare priorità per il paese stesso. Non solo, abbiamo anche un atteggiamento diverso dall'Europa, che a differenza della crisi precedente, della recessione economica precedente, ha abbandonato l'impostazione dell'austerity e invece ha deciso di investire sulle persone. Non solo, ha deciso di chiamare questo piano che investe sulle persone Next Generation EU e ha deciso di finanziare l'Italia in maniera anche abbastanza ampia, con risorse adeguate per poter poi, e questo poi dipenderà da noi quello che riusciamo a fare, le scelte per ritornare a crescere mettendo al centro la capacità di essere e fare delle nuove generazioni. Bene, quindi adesso abbiamo questa sfida davanti e non dobbiamo avere alibi, dobbiamo mettergli tutti l'impegno che serve per fare le scelte che finora non abbiamo mai fatto. A me piace l'entusiasmo di Rosina, però vorrei sapere una cosa da De Rose, nel senso che questa pandemia ci ha portato a rivoluzionare ogni tipo di abitudine. Mi ha colpito oggi leggendo Pigi Salutiamo Battista. Bruno Arpino, Ciao che devo Bruno. andare. Sì, Ah sì, scusate, devo grazie. andare. Grazie a tutti, arrivederci e buon proseguimento. Grazie Bruno Grazie. Arpino. Mi ha colpito Pigi Battista sul Corriere della Sera perché oggi parla di shopping online, una delle cose che abbiamo un po' rivoluzionato. Prima sì, lo facevamo, ma non così tanto. E lui dice: beh, lo shopping, parlando di una sua amica, non è soltanto un pacco che arriva a casa, è anche socialità, è potersi confrontare con qualcuno. Allora, perché in questo momento di grande rivoluzione, dove abbiamo imparato a fare una spesa più consapevole, a costo zero, dove abbiamo imparato anche a stare di più a casa e in modo diverso, non riusciamo in tutto questo dire andiamo verso un mondo più sostenibile, con delle nuove abitudini, a cambiare di fatto quello che è il ruolo della donna, De Rose? Perché lì si va indietro e nel resto si va avanti.
Anche qui è veramente un discorso generazionale, perché nelle nuove generazioni, scusate, nelle nuove generazioni in realtà c'è una maggiore condivisione, no? Di valori, di voglia di fare insieme le cose, insomma, di crescere, eh? E quindi, diciamo, in realtà nelle nuove generazioni un cambiamento si nota, sicuramente da parte degli uomini, noi l'abbiamo anche visto e credo che anche Alessandro ne può confermare, i giovani vogliono sempre più essere partecipi delle decisioni, delle scelte familiari, delle scelte di coppia, della vita della famiglia, cioè ormai credo che mettere su casa non è più solo una questione che riguarda la sposa, ma riguarda anche lo sposo, perché si sceglie e si partecipa in queste attività. Certamente noi adesso stiamo ancora però molto pagando delle scelte sbagliate del passato, quindi è assolutamente importante, è indispensabile l'impegno e l'investimento sui giovani, non solo da un punto di vista sociale, economico, come ha ricordato Alessandro, ma, scusate, ma... Serve un po' d'acqua. Noi Ah sì. facciamo così. Pausa acqua, la diretta, Scusate. l'impatto pandemia Zoom. Sì, perché ci siamo ormai sgolati con queste riunioni a distanza, le lezioni a distanza non abbiamo messo mano al fondo delle nostre capacità fisiche. Ecco, dicevo, quindi anche da questo punto di vista, quindi anche un investimento culturale va fatto, sfruttando insomma veramente la grande apertura, diciamo, la grande voglia di innovazione e di crescita che c'è nei nostri giovani. Parlavamo Questo di donne e di giovani e alcuni comunque sì. l'Istat 2020, tra i tanti dati che pubblica, uno in particolare è l'aumento del numero di persone che cerca lavoro. E tra i giovani, allora, il tasso di disoccupazione sale 9,7%, tra i giovani raggiunge il 31,1%. E come dire, siccome ogni tot mese e ogni anno si parla del divario che c'è tra nord e sud, e anche qui donne al sud, questo secondo l'Istat, c'è un divario di genere molto importante quando si parla di casa, di donne, di nord e di sud, così come di giovani. Quanto aumenta la disuguaglianza, Rosina? La Quanto aumenta? disuguaglianza, Sì, la. noi abbiamo purtroppo tre assi di disuguaglianza che possiamo sintetizzare con 3G, di genere, abbiamo appena parlato, generazionale e poi geografica. E purtroppo queste 3G si combinano tra di loro e quindi risulta più accentuata, cioè proprio i divari generazionali e di genere che sono più accentuati per le donne e per i giovani del sud sono anche la causa del maggior divario e del persistente divario del sud rispetto al resto del paese. Perché? Tutti i dati lo dimostrano, le economie moderne avanzate che crescono sono quelle che riescono a valorizzare meglio la componente giovanile e femminile. Se noi invece pensiamo di centrare la nostra economia solo sul maschio adulto, è chiaro che ci priviamo di talenti e competenze che sono sia i talenti femminili, le loro competenze, le loro sensibilità e sia le capacità delle nuove generazioni, le loro nuove competenze, la loro nuova visione del mondo e della realtà, la loro capacità di innovazione. È chiaro che nessun territorio avere una spinta in avanti in un mondo in grande cambiamento e complesso se tiene le nuove generazioni e le donne da parte. Quindi proprio investire sulle giovani donne nel sud potrebbe consentire di avere il più grande miglioramento, balzo in avanti e contributo alla crescita del paese complessivamente. Ma per esempio, tutto questo un tempo, come se fosse passato chissà quanto tempo, ma fino a 8 mesi fa, una persona che viveva, faccio a Palermo, anche se ha una ottima università, a Genova, anche se ha una ottima università, sapeva che per fare un determinato lavoro, un preciso lavoro, si sarebbe dovuto spostare a Roma, Milano, città, capitali europee, all'estero. Adesso non può funzionare. Tutto questo, ma può in qualche modo aiutare il nostro territorio? Cioè, perché Questa è. guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto? Insomma, c'è tutto questo movimento del south working, no? Cioè della possibilità comunque per lavorare per un'azienda o del nord Italia o all'estero, rimanendo ad esempio a vivere a Catania.
non si può fare per tutte le professioni, non si può fare per tutti i tipi di attività, ma per alcuni tipi di attività e per sempre più attività e professioni sarà in futuro possibile. Che vuol dire che a perderci saranno soprattutto le grandi città del nord, che dovranno ripensarsi con capacità attrattive che siano diverse da come le hanno intese finora. Teniamo presente che Milano negli ultimi 10 anni, pur con una fecondità a livelli medi nazionali, quindi bassa, è stata una città che è cresciuta dal punto di vista demografico, quindi in controtendenza rispetto al resto del paese, grazie alla grande attrazione di giovani, soprattutto tra i 20 e i 39 anni, perché appunto venivano a studiare a Milano, trovavano opportunità a Milano, venivano per lavoro a Milano e quindi poi contribuivano a far crescere il sistema a Milano, ma in parte anche impoverendo il Sud Italia, perché ovviamente chi si spostava era regioni più dinamici, più qualificati che se ne andava. Ora, il fatto di poter comunque un po' scompigliare anche le carte, cioè un po' spostarsi, un po' rimanere, un po' decidere se fare a distanza, in remoto o in presenza, perché appunto noi dobbiamo pensare che tutto quello che funziona è tutto quello che si mette a servizio delle scelte delle persone. Quindi anche lo smart working, se diventa un obbligo a dover lavorare a casa, non funziona. Se diventa invece una scelta che si combina quindi con una combinazione con aspetti organizzativi, familiari, contrattazione che riguarda anche la possibilità di essere produttivi nell'azienda con un certo tipo di attività, ma farlo non necessariamente a casa, lo si può fare anche al bar, lo si può fare mentre si è in qualsiasi altro posto, e quindi in qualche modo anche scombinando le coordinate spazio-temporali, no, delle attività che uno svolge, e lo fa in funzione poi di come progetta la propria vita, i propri spazi, la propria quotidianità, i propri orari, questo diventa positivo. E questo si slega sempre di più dalla presenza fisica in un luogo e dalla necessità di osservare degli orari che siano standard per tutti. Ecco, noi dobbiamo andare verso un mondo di questo tipo, che quindi consente anche a territori che finora sono rimasti ai margini di potersi effettivamente ripensare e anche ripopolare. Cioè, molti milanesi hanno deciso durante il lockdown, ma siccome poi sono trovati bene, hanno continuato anche dopo a lavorare sulla riva del lago di Como, perché effettivamente si lavora molto meglio che a Milano. Sì, naturalmente le infrastrutture non sono le stesse tra il nord e il centro. Bisognerà, e noi speriamo infatti che i nuovi investimenti vadano innanzitutto in quella direzione lì, perché diciamo le città periferiche, le periferie all'interno delle città e i territori lontani dal centro e dal nord devono essere sicuramente diciamo meglio attrezzati, quindi le infrastrutture, gli investimenti sulle infrastrutture intanto sono la premessa per tutto. Beh, sono anche, fa parte comunque, è uno degli elementi fondamentali delle decisioni del governo comunicate ieri, quindi recovery plan. Ma in tutto questo il bicchiere è sempre mezzo pieno, pensando e immaginando che anche se andiamo incontro a possibili chiusure localizzate piuttosto che coprifuochi, come sta succedendo nel nord dell'Inghilterra o chissà quali altre decisioni, pensare che ci possiamo avvicinare alle nostre città di origini con l'aiuto dei familiari in qualche modo può essere d'aiuto alle famiglie, Terose? Non so. Sì, diciamo, non dobbiamo però rischiare di far rientrare, di far ricadere le donne e le famiglie nella trappola del welfare familiare, perché altrimenti veramente non ne usciamo più, cioè le donne non escono più. Quindi io sono, nella mia idea, più riusciamo a star fuori dalle case piuttosto che dentro. È un luogo ostile in questo momento, in casa in smart working si lavora sempre un po' di più e non si può uscire dal ruolo, diciamo così, di mamma in casa, bisogna lavorare. Sì. E dobbiamo uscire anche da questi legami intergenerazionali che sono assolutamente preziosi, però hanno anche molto ritardato anche il processo anche di emancipazione dei nostri. Quale provocazione vorrebbe fare allora alla maggioranza, al governo in questo momento per risolvere questo problema che emerge dalla sua ricerca? Ma diciamo la provocazione è quella sicuramente di investire un po' di più sui padri, no? Sugli uomini, perché quindi non sulle donne.
sugli Non uomini. solo, diciamo, non solo sulle, allora, sulle donne lo sappiamo che dobbiamo investire, ne stiamo parlando da tanti anni e diciamo, insomma, nella strategia del governo, soprattutto attuale, c'è sicuramente questa attenzione, l'ha ricordato anche Alessandro. E quello su cui forse ancora si continua a non essere molto attenti è diciamo, sull'importanza di coinvolgere i padri, gli uomini in questo processo. E su questo si deve investire. Quindi, se fosse possibile cambiare le modalità di lavoro, e quindi questo forse lo smart working può, diciamo, può fornire degli strumenti per questo, per equiparare un po' di più, e quindi per ridurre l'uscita degli uomini e aumentare quella delle donne, potrebbe aiutare un pochino a riequilibrare. Rosina è d'accordo su questo, sull'uscita? Assolutamente. No, noi allora aggiungo due cose perfettamente coerenti con quello che diceva Alessandra. Da un lato, noi siamo un paese che da sempre ha una grande capacità di far fronte alle emergenze. Cioè, come facciamo noi fronte alle emergenze con la solidarietà che sappiamo spendere all'interno delle famiglie, all'interno delle comunità in cui viviamo, che sia un'alluvione, che sia una guerra, che sia difficoltà, che si possono presentare contingenti? L'Italia sa spendersi molto, cioè sa diventare veramente paese coeso che tutto assieme va in una direzione e risponde. Il problema è che quando finisce l'emergenza un po' ci perdiamo, cioè diventiamo tutta una serie di piccoli clan, ciascuno che lavora per il proprio interesse particolare. Infatti Ancora non ha di più la citato il politica. terremoto, per esempio, Esatto. ecco. E quindi quello che noi dobbiamo adesso fare in modo è che non ci perdiamo questa coesione, questa visione comune che con l'emergenza in qualche modo abbiamo ritrovato e che però deve poi tornare non alla restaurazione di quello che era prima, quindi le donne schiacciate di nuovo sulla loro condizione, i giovani a dover rinunciare alle proprie scelte e così via, e alle divisioni che poi tornano e a questa visione di corto periodo. Ma invece cogliere questa spinta in avanti che però ha bisogno di una visione di paese, cioè noi dobbiamo decidere che cosa vogliamo essere fra 5 e 10 anni, in coerenza con quelli che sono i grandi cambiamenti di questo secolo, tenendo conto alle differenze, alle diversità poste dal Covid, cioè alla costruzione comunque di una società che avrà necessità di modalità diverse per la salute collettiva che il Covid pone, ma che mette al centro le scelte delle persone e la capacità di produrre valore a partire dalle scelte delle persone, dalle attività delle persone, da quella che è la diversità che ciascuna componente può portare. Ma ad Quindi le donne, esempio, quindi le... Quindi, ad esempio, in che senso? un esempio pratico della sua proposta che prende tante cose, le mette tutte insieme, dopodiché un esempio. Allora, l'esempio è, all'interno, ad esempio, del Family Act c'è il congedo obbligatorio di paternità e noi dobbiamo Esattamente. assolutamente realizzarlo e non solo. Allora, siccome l'Europa ci sta aiutando economicamente, noi quello che dovremmo fare, e questo è l'esempio concreto, è impegnarci a che le migliori esperienze europee l'Italia decida di realizzarle con alcuni indicatori su cui decide di produrre una convergenza verso gli altri paesi. E quindi, ad esempio, quello dell'occupazione femminile, dell'occupazione giovanile, attraverso un potenziamento delle politiche attive del lavoro, che poi noi siamo rimasti indietro su molti servizi, che sono gli asili nido, cioè portare quindi la copertura degli asili nido su tutto il territorio nazionale almeno al 33% entro 3 anni e portarlo in 5 anni almeno al 50%, quindi con le migliori esperienze europee, ad esempio quella francese. Portare il congedo di paternità obbligatorio almeno a 10 giorni per il diritto che hanno i bambini alla nascita di poter avere entrambi i genitori, ma questo poi diventa un'esperienza positiva che i padri hanno e che quando fanno diventa anche un attaccamento rispetto ai figli che poi a conseguenze positive nella relazione tra padri e figli che riguarda tutto il loro corso di vita. E poi politiche attive del lavoro con servizi per l'impiego che siano effettivamente efficienti, che consentano quella transizione scuola-lavoro così sgarruppata in Italia, all'interno della quale troppi giovani si perdono e diventano NEET, di poter invece diventare un percorso che i giovani fanno ben formati, ben inseriti nel mondo del lavoro e adeguatamente valorizzati nelle aziende e nelle organizzazioni in cui si inseriscono. E i Ecco, questi giovani, sono siccome la sua ricerca era sui giovani, hanno tutto questo tempo? Perché insomma, quando si mettono poi sul tavolo quelle che sono le priorità o quelle che sono le cose che si vorrebbero fare, passa sempre del gran tempo. Allora, un giovane bloccato dal Covid-19, dalla pandemia, da quello che succede nel resto del mondo, probabilmente in questo momento a 25 anni si domanda
quando è che potrò riprendere allora, la mia vita? Risposta. Ma proviamo a pensare a come deve essere ristrutturato e ripensato il paese dopo il Covid. Stiamo parlando di innovazione tecnologica, chi le può avere le competenze digitali che servono? Stiamo parlando di riconversione ecologica, di green economy, chi può avere le nuove sensibilità oltre che le nuove competenze per far fare il salto di qualità al paese in quella direzione green? Se vogliamo migliorare la qualità della pubblica amministrazione, chi più delle nuove generazioni ben preparate con nuove competenze può entrare nella pubblica amministrazione e renderla più dinamica, più diversa e migliorare la qualità? Se parliamo di piccole e medie imprese, chi può aiutare le piccole e medie imprese a fare quel salto di qualità di nuovo con le nuove competenze di cui abbiamo bisogno per portarle a competere sul mercato internazionale? Se abbiamo bisogno di ripensare il turismo in maniera nuova rispetto a prima, chi può produrre anche innovazione sociale che consente quindi al paese di ripensarsi e con competenze nuove aiutarlo a pensare come il paese deve far ripartire sia le attività che c'erano già ma con modalità nuove e sia di mettere le basi per quel salto di qualità tecnologico e green di cui abbiamo bisogno? Bene, giovani che possiamo formare all'interno delle scuole, ma giovani che sono già usciti dal percorso formativo che possiamo aiutare a riqualificare con le competenze che adesso sono più spendibili perché le aziende e le organizzazioni hanno bisogno per ripartire e per alzare il livello di qualità che serve per continuare a fare i prodotti e i servizi all'interno di uno scenario nuovo. In questo momento non so se ci hanno sentito, se ci stanno sentendo, e insomma io mi auguro veramente, o seconda ondata o meno, che il prossimo, la prossima sua indagine possa avere delle risposte diverse da parte dei giovani, che possano dire insomma che la vita è stand by, non mai più, ecco, no? Ecco, liberiamo i giovani dal lockdown anche dal punto di vista simbolico, cioè liberiamoli definitivamente. Quanto tempo abbiamo? Ci stiamo salutando. Noi avevamo 45 minuti a disposizione. Tra l'altro mi dispiace non aver potuto coinvolgere Valentina Cardinale della Regione Lazio, perché anche lei, probabilmente c'è stato un problema con Zoom, e questo fa parte del titolo, degli effetti della pandemia. E dunque anche lei aveva una ricerca. Sì, esatto, ci stanno tagliando, quindi ci salutiamo. Sì. La conclusione, direi che ce la siamo già detta, è la liberazione del lockdown. Giusto, Rosina? Esatto. Abbiamo tenuto i giovani in lockdown da troppo tempo e dobbiamo assolutamente liberarli e valorizzare tutta la loro energia, tutta la loro voglia di fare e tutta la loro intelligenza, mettendola nelle condizioni di dare i propri migliori frutti. Li abbiamo tenuti compressi per troppo tempo, il lockdown li ha ulteriormente anche fisicamente fermati, adesso è il momento di aiutarli a dare il meglio e a dare la miglior spinta e direzione al paese. De Rose? Ci salutiamo così? Sì, assolutamente d'accordo, e forse insomma fare uscire dal lockdown anche qualche donna in più. Quindi, Alessandra De Rosa della Sapienza e Rosina della Cattolica, sapete, questi nomi molto simili. Grazie per la chiacchierata, è stato un vero piacere, prima volta su Zoom, e grazie all'Istat. Grazie. Buon proseguimento. Grazie a lei. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci.